Mamma mia, come vorrei buttare la faccia in quegli occhi. È bellissima! Grazie. Mi dispiace per voi questa sera perché capisco che la mise è un po' ancora troppo invernale. Ma io ho l'inguine sensibile ai colpi d'aria. Non vorrei prendere freddo. Poi adesso, mano a mano, arriverà anche il caldo, mi comincerò a scoprire un po' alla volta. Pure perché è giusto metterlo in mostra, st'opera d'arte, no? Siete fortunati che ancora non è tutto troppo in mostra, se no stasera pagavate doppio il biglietto. Siete pronti? Arriva l'estate, ve ne andate in vacanza, ve la godete. Io invece no. Purtroppo a me mi tocca lavorare. Mi tocca lavorare perché cercare la meta per rimorchiare è sempre più difficile, sai? Non è mica facile, è un lavoro. E io cerco ancora la mia metà della mela. Pure perché fino adesso da mela mi sono capitati soli vermi. Una volta, per trovare i posti dove trovare qualcuno che te possa interessare, era facile. Tu, per esempio, te ne andavi a Rimini, Riccione, Cattolica, e trovavi i bagnini già abbronzati a febbraio. Lucidi, scintillanti, come una Fiat Duna metallizzata. Che se te diceva bene e affrontavi quel piccolo bacio o una stretta, dovevi strigne poco perché sgusciavano come un capitone, capite? Poi emanavano, non so se ci avete fatto caso voi pulzelle donne, emanavano quell'odore de maschio de salmastro, quel miscuglio tra testosterone e sotè de cozze. Lui usciva dall'acqua, ti avvicinavi, lo guardavi bene, gli dicevi scusa. No, perché io affronto così, con semplicità, dico, ma che c'hai qua nel petto, delle alghe? Lui si guardava e diceva, ma no signora, sono peli. Ah, sono peli. Dico, e cosa c'è in mezzo a quei peli? Cosa c'è? Ho guardato bene, era una tedesca incastrata lì da 84, sta gozza. Le fortune tutta all'altra sta cozza, a me ce potevo un castra io lì in mezzo, morì ammazzata, morì amma. Insomma, come arrivavo, tempo delle vammer pareo, tutta una fila desti bagnini, tutti vestiti di rosso, che se mettevi in bastone traverso pareva un biardino. Poi il più spavaldo mi si avvicinava, un omone enorme. C'è presente un'armadia a quattro ante con tutti i cassetti sotto? Mi guardava e mi faceva, signora, io sé. Mi fa, la sdraio, e di che caspetti? Mi sdraiava e mi cominciava a mettere l'olio abbronzante, cioè presente una marinatura, con quei mani possenti, e mentre me luccicava, cantava tutta una canzone, e vorrei coprir la tua bocca di bazzi, e io sotto mortacci, mortacci, mortacci. Che bei tempi. E se comunque non ti piaceva il mare, perché signor faccia così, e se comunque non ti piaceva il mare, potevi scegliere anche la montagna se preferivi, no? Alti piani, ma non c'era bisogno. Una volta non c'era bisogno di andare a questi posti così rinomati, Sestriere, Courmayeur, Chamonix, ma de che? Noi andavamo a Roccaraso, il Terminillo, con quelli che più soldi se ne andavano a Vindoli. Io andavo sul Monte de Testaccio, che a busta da Monnesso facevo certi scivoloni. Che poi si trovavano sti sciatori che erano esseri mitologici, metà uomo delle nevi, Noieti e nonno de Heidi. Tu t'avvicinavi e patacca bottone gli facevi, mamma mia.
Ma dico, ma che sci grandi! Erano le unghie dei piedi. Il senso. Adesso invece vai al mare per cercare di colpire, concupire il bagnino, chiunque altro, vai tutta sbrilluccicante, piena di gioielli, occhiali specchiati, il vassoio prendi sole, te metti là solina, che una volta uno mi ha detto, signor, non spostate la testa di scatto che se no te scambiano ben faro, dica, amore, ammazzato. E poi ti fai una camminata in mezzo agli ombrelloni anche per cercare nuovamente quel bagnino, quell'omone, quell'armadio a quattro ante, i bagnini di oggi, altro che armadio a quattro ante, un comodino d'arte povera, secco, smunto, che mi viene da dire, ma la torretta andò ce l'hai, dentro al frigo di ghiaccioli, mori ammazzato. Lui, beh, Boni. Lui mi guarda e mi fa, signora. Vuole che le apro l'ombrellone? Sì, così voli tipo Mary Poppins, una botta di quando vai? Ma per carità. Vabbè. Ma anche se questa estate andrà così, io non me la prendo. Non sarà certo la prossima vacanza a farmi felice, né bagni al mare, né bagnini, né bagni di sole. Perché il bagno più bello, meraviglioso e unico anche quest'anno ce l'ho avuto con voi, con il bagno di folla. Con voi non serve protezione, con voi non ci si scotta, perché su questo palco il vostro applauso per me è una gran bella botta.